Salve a tutti cari Nikonisti e ben ritrovati ancora una volta sul canale. Oggi parliamo di Nikkor 24-120mm f4 a baionetta Z. Un obiettivo sicuramente molto interessante che non potrò fare a meno che confrontare anche con il 24-70mm f4, suo fratello, quindi un fratellino minore, perché ovviamente immagino che molti siano indecisi tra scegliere il 24-120 e il 24-70. Invece per quello che riguarda questo simpatico amico qui dietro, lo togliamo perché non serve a niente e ci mettiamo il 24-70. Sapete dirmi qual era l'obiettivo che ho appena tolto? Beh, fatemelo sapere qua nei commenti. Prima di parlarvi nello specifico del 24-120, vediamo quanto pesano questi due obiettivi che potrebbero essere una scelta adatta alle vostre Z. 543 grammi il 24-70mm f4, mentre il 24-120 pesa 676 grammi. Abbiamo circa 130 grammi di differenza, per cui un peso aggiuntivo effettivamente non eccessivo. Quindi il 24-120 è sicuramente una scelta valida anche se cercate leggerezza. È chiaro che in alto è più leggero ed è più compatto, però comunque stiamo parlando di due obiettivi che non sono affatto pesanti e non sono affatto ingombranti. Facciamo anche un confronto dimensionale tra questi due obiettivi. Il 24-70 chiaramente è più piccolino in tutte le dimensioni, sia come diciamo diametro che come lunghezza. Il 24-120 è così sempre, vedete che già ha 24 mm, quindi è già utilizzabile in queste condizioni, non è collassabile. Il 24-70 invece è collassabile, la sua posizione operativa è questa, quindi quando siamo a 24 è così. Carino il fatto che possa collassare, secondo me non è fondamentale, però è una funzione in più e comunque ci permette di risparmiare un pochino di spazio. Quando sono completamente estesi, il 24-120 arriva a questa dimensione e il 24-70 invece vediamo che arriva a quest'altra dimensione e rimane comunque più piccolino. Comunque il 24-120 non è enorme, è grande sicuramente, però non così grande da essere fastidioso. Secondo me è un buon obiettivo anche se volete viaggiare leggeri con un'unica ottica. Il 24-120 è sicuramente una soluzione adatta non solo a chi cerca leggerezza e portabilità, ma anche a chi cerca elevata qualità. Questo obiettivo qui è effettivamente un ottimo obiettivo, adesso lo vedremo meglio. Ho eseguito anche un test di qualità vero e proprio, che non è in questo video ma in un altro video. Quell'altro video ve lo linko qui sotto in descrizione, lì trovate un confronto tra il 24-120x Z e il 24-120 a baionetta F. Ci sono dei crop ad alta risoluzione dove potete vedere effettivamente qual è la sua nitidezza sia al centro che al bordo e anche un po' di dettagli per capire come si comporta come distorsione eccetera. Quindi vi consiglio, se vi interessa capire meglio il livello di qualità di questo obiettivo, di vedere anche quel video lì e non solo quello che state seguendo in questo momento. Ok, confronto finito, vediamo invece nel dettaglio il 24-120. L'estensione, come abbiamo visto, è notevole quando lo portiamo a 120 mm e diventa più compatto quando siamo a 24. La ghiera di zoom è davvero molto fluida, bella, meglio della vecchia versione, quello per Nikon F. Le parti in plastica sono belle rigide, non ci sono movimenti, non ci sono vibrazioni. Non so se avete visto il video della R6 dove parlavo del 24-105 di Canon o 28-105, non mi ricordo sinceramente. Quell'obiettivo là aveva la parte insomma della lente anteriore che si muoveva parecchio, aveva parecchi giochi, costruito nettamente peggio di questo qui, ma proprio tanto peggio di questo. Qui si vede che la costruzione dell'obiettivo è fatta come si deve. Chiaramente tante parti in plastica, mi sembra soprattutto questa parte qui, quel tecnopolimero che utilizzano anche per esempio ottiche come il 300 f4 pf. Quindi sicuramente un obiettivo leggero perché appunto di plastica con poche parti in metallo, che però è sicuramente fatto molto bene. Qui davanti troviamo la ghiera di fuoco e capiamo subito che manca la finestrella per vedere la distanza di fuoco, mancanza che forse su un obiettivo come questo, tutto fare generalista per reportage, cose del genere, forse non è così grave, però fa sempre un po' storcere il naso non avere la finestrella su un obiettivo che comunque può tornare utile, o almeno il monitorino, anche se io preferisco sinceramente la finestrella meccanica. Probabilmente non si poteva fare, sarebbe venuta qui e quindi probabilmente non sono riusciti a farla, non ci stava, chi lo sa.
però non c'è, peccato. La ghiera di zoom abbiamo visto, vabbè, che è bella, è frizionata, non ha il blocco, non serve il blocco, sapete che alcuni obiettivi hanno il blocco alla minima focale in modo che non si estenda, beh no, non si estende per errore, quindi non serve. Troviamo poi un tasto lock FN, un tasto programmabile, può essere usato come lock oppure come tasto funzione. Non è mio l'obiettivo, il mio collega che l'ha comprato non l'ha programmato e non l'avrei fatto neanch'io, sinceramente non mi interessano queste cose. Abbiamo poi qui sotto la targhetta che dice che è un Nikkor serie S, quindi la serie più bella degli obiettivi Z. Qui dietro troviamo un'altra ghiera che è programmabile, potete metterci per esempio il diaframma o quello che vi pare, qualsiasi funzione. Non ha programmato neanche questa il mio collega e probabilmente non l'avrei fatto neanch'io perché onestamente non le uso queste cose, però è bene che ci sia, insomma, chi la vuole usare la può utilizzare. Poi troviamo comodissima, finalmente ce l'hanno messa, perché sul 2470 non c'è l'F4, dico, c'è il tastino per autofocus e manual focus, bene che ci sia. Non troviamo il tastino per il VR perché questo obiettivo non ha lo stabilizzatore VR. Serve secondo me lo stabilizzatore su un'ottica del genere? Ma secondo me non più di tanto. Essendo un obiettivo pensato per un uso generalista e magari reportage, cose del genere, sicuramente si scatta persone, raramente si andranno a fare, insomma, paesaggi, quelle cose lì. E ovviamente se si va a fare un paesaggio probabilmente si ha altri piedi, quindi non serve comunque lo stabilizzatore. Quando si scattano le persone fondamentalmente bisogna tenere i tempi di sicurezza, altrimenti le persone vengono mosse, per cui lo stabilizzatore non serve a granché. Inoltre molte Z hanno lo stabilizzatore IBIS, che io vi consiglio sempre di disattivare, soprattutto con i tempi medi, quelli in cui insomma lo stabilizzatore non serve più, perché comunque siamo a tempi abbastanza sicuri per scattare. Sui tempi estremamente lenti, quindi siamo sotto un quarantesimo di secondo circa, allora lì lo stabilizzatore IBIS fa davvero miracoli. Inoltre fa miracoli in video e davvero funziona molto molto bene in video sulle Z. Mi ha lasciato veramente super soddisfatto lo stabilizzatore in campo video. Dietro troviamo la sua bella baionetta, chiaramente una baionetta tutta in metallo ed è la classica baionetta Z, chiaramente. La lente frontale non è molto grande e accetta filtri da 77 mm, per cui anche se dobbiamo utilizzare un polarizzatore o qualsiasi altro tipo di filtro, potremmo trovarne uno in commercio di costi abbastanza contenuti e comunque con un diametro assolutamente molto comune e facile da trovare. Il paraluce è un normalissimo paraluce in plastica ad incastro, vedete che ha un'attacca alla fine ma non ha un tastino per sbloccarlo, quindi non è il massimo della vita, però fa assolutamente il suo lavoro e lo fa decisamente bene. Vi ricordo chiaramente che il paraluce è sempre da utilizzare perché protegge dalla pioggia, dagli urti e ovviamente dalle luci parassite, perché è il suo utilizzo primario e fondamentale. Comunque utilizzatelo sempre paraluce su tutti i vostri obiettivi. A me gli zoomoni con tanta escursione focale non piacciono assolutamente e per me 24-120 è già tantissima escursione focale. Però devo dire che questo lo salvo, mi piace questo obiettivo perché ha tutte le carte in regola per essere un ottimo tuttofare. Ottima escursione proprio per essere tuttofare vero e proprio, mentre questo il 24-70 non è proprio un tuttofare perché comunque arriviamo solo a 70 mm. Ottima la qualità a tutte le focali, soprattutto non ha tanta distorsione, cosa che invece c'era sul vecchio 24-120 per Nikon F. È assolutamente lontano, anni luce, dalle prestazioni scarsissime di un 28-300. Questo obiettivo qui è un signor obiettivo. È un obiettivo che vi permette di fare foto di qualità in praticamente ogni condizione, a patto che da una parte non vi serva la luminosità estrema, perché questo è un F4, e che non vi serva lo stabilizzatore, perché qua lo stabilizzatore, come abbiamo visto, non c'è, però chiaramente c'è lo stabilizzatore sul sensore. Per quello che riguarda l'autofocus, con questo obiettivo qui secondo me potete andare a farci lo sport senza nessun problema, perché l'autofocus è fulmineo e potete secondo me anche utilizzarlo in autofocus AFF in video, perché l'autofocus non solo è veloce ma è anche molto silenzioso, quindi potete usarlo anche per i video. Chiaramente nei video vi consiglio di utilizzare un microfono esterno e non quello interno alla macchina,
non tanto per i rumori dell'autofocus, che sicuramente vengono trasmessi, ma soprattutto per la qualità, chiaramente, dell'audio. Io consiglio il 24-120 soprattutto a chi è pigro e non ha voglia di cambiare obiettivo, oppure chi va in situazioni in cui cambiare l'obiettivo diventa abbastanza complicato perché magari non c'è tempo. Di sicuro non è un obiettivo che io porterei in un deserto dove c'è tanta sabbia, dove c'è polvere, dove c'è il rischio di infiltrazioni di materiale in queste parti, perché chiaramente questo qui non è un obiettivo tropicalizzato, come non lo è il 24-70 f4. Sono sicuramente robusti, ma di tropicalizzato non hanno assolutamente nulla, per cui chiaramente per un utilizzo normale vanno bene, per situazioni estreme bisogna puntare a obiettivi come la serie 2.8, che invece è tropicalizzata ed è costruita in modo totalmente differente. Però sicuramente per un utilizzo anche professionale questo obiettivo qui è ottimo. Chiaro, non è f2.8, quindi non ha la stessa luminosità di un obiettivo f2.8 e non ha ovviamente lo sfocato di un obiettivo 2.8, ma per il resto come qualità ci siamo assolutamente e va alla grandissima. Mentre il 24-70 a chi lo consiglio? Beh, sicuramente a chi vuole viaggiare ancora più leggero, ma soprattutto con meno ingombro, perché più la riduzione di ingombro che quella di peso, abbiamo visto ci sono solo 120 grammi di differenza di peso, quindi non cambia praticamente niente, e soprattutto lo consiglio a chi vuole risparmiare, perché magari come me ha già un corredo di ottica f2.8 e l'obiettivo leggero da giro tranquillo se lo compra f4 con un'escursione limitata, perché tanto alla fine se gli serve un'escursione maggiore ha altre ottiche su cui contare. Questo invece secondo me è l'ideale soprattutto per il fotoamatore che vuole iniziare e avere un obiettivo per fare un po' tutto, a cui magari aggiungere un grandangolo se ama il paesaggio o un tele o più tele se ama soggetti che necessitano di focali più lunghe. Grazie a tutti, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e di seguirmi anche su Telegram e Facebook. Qui sotto trovate anche il video che vi fa vedere quali sono le effettive prestazioni di quest'ottica. Ciao a tutti e al prossimo video!